successo storico per il club dello Stamford Bridge. Sì, questo nel passato, due giorni fa invece il titolo, grazie alla svolta voluta dalla nuova dirigente. Sport più bello del mondo. In studio con Giovanni Minoli, l'avvocato Gianni Agnelli, l'uomo che da 50 anni incarna il mito bianconero. Quella volta che la passione che travolge sulle ali dello sport. 100 anni di football fino alla vittoria dello scudetto e alla disperata finale di Coppa dei Campioni. Un modo per raccontare anche la storia d'Italia. Ma per iniziare, quel pomeriggio di Monaco tra attesa e febbre da gol. Fino a che punto è stato possibile sperare? Il Delft, dopo quel gol di Del Piero, un attimo di speranza l'ha avuto o no? Quel gol di Del Piero l'ho visto bene adesso in televisione, perché a Monaco non l'avevo visto così bene. Non l'avevo visto. Devo dire che è meraviglioso. Meraviglioso. Anche visto in varie parti a Trento. Veramente. Certamente abbiamo sperato. Ho sperato e durato poco. È durato 8-10 minuti. Poi un gol infelice, insolito, ha rimesso le distanze poco dopo me ne sono andato. Senta, grandissimo appunto quel gol di Del Piero. Del Piero lei lo chiama Pinturicchio. Lo chiama Pinturicchio per come si veste o per come gioca? No, lo chiama Pinturicchio per l'estetica, l'ho chiamato una volta, sì. Pinturicchio, per l'estetica del modo in cui gioco. Poi devo dire a un uomo che lavora poco, fa pochi gol, ma quei pochi gol sono sempre magnifici. Sempre determinati, la qualità dell'opera sua è sempre eccellente. Senta, ma se fosse entrato subito, secondo lei, c'era una speranza, questo non si può è assolutamente impossibile. Senta, dopo la partita, subito dopo la partita, lei ai giornalisti ha detto la sconfitta ci rende più umani. È una battuta per scaricare l'attenzione o lo pensa veramente? No, questo non l'ho detto io, l'ha detto mio fratello, ma io lo condivido completamente. È Umberto che ha detto, lo condivido completamente, perché è un po' qualche volta le cose che vanno male, le sofferenze, ti rendono più simpatico la gente. Vincere sempre è un dato molto scontato. Quindi il rischio di essere un po' disumanizzata questa Juve ce l'aveva, così l'ha esorcizzato. L'avrei gradito lo stesso. Senta, comunque con la Coppa dei Campioni la Juve ha un rapporto veramente maledetto, una vittoria a rigori l'anno scorso, un'altra vittoria tragica all'Aisa e poi due sconfitte di due partite nella quale eravamo sempre super favoriti. Ma c'è una fattura, qualcuno ha fatto una fattura, avete studiato il caso? Diciamo una cosa. Io ho visto la finale di Coppa dei Campioni in Jugoslavia con l'Ajax. Era l'Ajax, il Cruyff allora, e non c'è dubbio che erano più forti, abbiamo perso solo 1-0, ma avremmo credo perso comunque. La partita di Bruxelles è una partita che ha una storia terribile a sé, ma e sì. Oltretutto a parte la parte tragica della serata, nella partita abbiamo vinto grazie a un penalty che non c'era. È un'azione magnifica di Platini su Bogna, certo. Il quartellato fuori area, è un penalty che di fatto non c'era. Credo che probabilmente Bogna che andava in rete, questo me lo auguro, è probabile. Per quanto riguarda Atene, quella fu veramente una triste giornata, perché credo che eravamo più forti dell'Hamburgo. Credo ma insomma, che c'è sta fattura allora. Questa sera qua, insomma, credere che il Borussia non sia una squadra forte è un errore. Il Borussia ha vinto la Bundesliga l'altro anno, è arrivato in finale di Coppa dei Campioni, battendo un sacco di gente, ha dei grossi campioni in casa sua, c'ha Sammer che è il pallone d'oro, c'ha Kohler, c'ha Möller, c'ha tanti ex cattivi. In condizioni eccellenti. Quindi di non vincere lo si poteva anche prevedere. Tutto è andato storto. Senta, a Bettica, dopo la partita che accusava l'arbitro e la federazione tedesca, lei ha detto bisogna imparare a perdere, perché Bettica non sa perdere. A Bettica c'ha i capelli bianchi, c'aveva i capelli grigi già quando era il più forte giocatore di testa d'Italia. A quest'ora avrebbe dovuto imparare a essere più prudente quando si parla degli altri e degli altri. Senta, c'è chi ha detto che in questo quadro di tensione internazionale lo scontro tra Italia e Germania sull'euromoneta si è trasferito sull'eurocampionato. È fanta tutto oppure... No, io credo che per quanto riguarda la moneta unica con la Bundesbank, con il governo tedesco, certamente avremo dei momenti difficili. Non è certo il caso di andare a stuzzicare sul calcio. Ah no, è meglio lasciarli in pace, dice. Saranno duri. Senta, quindi niente geopolitica nel calcio. Non incide. No, il calcio in fondo è fatto per la domenica. Senta, ma lei avvocato quando è che l'ha capito che bisogna imparare a perdere, a saper perdere? Ma io l'ho imparato presto nella vita. Le dico la verità, l'ho imparato presto. L'ho imparato, se vogliamo, anche in parecchi anni in cui ho avuto la fortuna di fare il militare.
tenta... Perché quando faceva l'Italia? Beh, perché quando uno ha passeggiato dal fronte russo al Nord Africa e ha visto cosa può succedere nella vita, vede che si può anche bere. Senta, comunque la Juve ha perso a Monaco, ma ha vinto il 24esimo scudetto, un traguardo che nessuna squadra al mondo ha mai raggiunto, sancito domenica con il pareggio. Rivediamo la festa di quel momento. È stata un'annata strepitosa, mi auguro che ce ne sanno tante altre così. Grande festa, grande annata, abbiamo perso la finale in Coppa, però non vuol dire, siamo arrivati, abbiamo fatto tutti una grande annata e siamo tutti contenti. C'era rammarico della Coppa, però abbiamo fatto una grande stagione. Senta, avvocato, lei ha detto aspetto la terza stella, per quando la prevede? Una e più l'altra, no? Beh, quando la prevedo. Bisogna sempre mirare lontano. Bisogna sempre avere grosse ambizioni, spero di avere il tempo di vederla. Insomma, certo che se riuscissimo a battere quel record del Torino e nostro, che sono i 5 campionati di fila, sarebbe la cosa che mi sta più a cuore. Ah, quello le piacerebbe. Molto. Insomma. A quel momento credo che potremmo concedere anche a Lippi la libertà. Ah sì, fino allora siamo. Fino allora è legato. Senta, lei a un certo punto sembrava quasi essersi allontanato dal calcio, almeno così sembrava da fuori, non andava più allo stadio, non ne parlava, non parlava sui giornali, come mai? No, io non mi sono allontanato non mi sono mai allontanato dal futuro. A questo stadio qua di Torino vado malvolentieri perché si vede male. Devo dire che anche allo stadio di Monaco si vedeva piuttosto male, come si vede male allo stadio di Roma. A un dato momento, con le riprese televisive fatte così bene come sono fatte, è preferibile vedere le partite in televisione che non a quello stadio. Quindi non è che lei... Non mi sono mai allontanato. Non si è mai allontanato, non è che lei è passata la voglia, la passione che dura. Ecco, la Juve, lo dice lei, anzi il mio se lo augura, inizia un ciclo, il Milan invece lo chiude. Ecco, che cosa è capitato al Milan? È fisiologico o è capitato qualcosa di particolare, secondo lei? Secondo me il Milan è una squadra fatta di molte stelle, anzi moltissime stelle, troppe stelle. Ed è difficile tenerle tutte insieme. Sono sicuro che è una squadra che si ricostituisce in un momento. Ma di calcio ne capisce di più lei oppure Berlusconi? Guardi, in Italia c'è 20 milioni di persone che dicono di capire di calcio. Tutti ritengono di capire di calcio più del commissario della nazionale. Io quando vedo qualcuno mi dice sempre quali consigli bisogna dare a Lippi. Quindi sapere che cosa una persona capisce di calcio è impossibile. Bisogna vedere se qualcuno sceglie le persone che stanno a far funzionare il calcio. Ah. Senta, comunque la Juve ha vinto. Vediamo il film di quest'anno, i suoi gol e i suoi gol ad oggi, di oggi e di ieri. Attenzione, Del Piero, rete!
chiamo Alessandro Del Piero, ho 22 anni e gioco da attaccante nella Juventus. Da piccolo non avevo idea cosa volevo fare, sicuramente il pallone era una cosa che mi prendeva in tutti i momenti liberi della mia giornata, mi piaceva molto Platini. Io in lui sicuramente volevo imitarlo, volevo raggiungerlo anche per il fascino della maglia numero 10, per il fascino di tantissime cose. Ecco. Poi ho cercato di rendere Del Piero una cosa staccata da Platini, quindi di crescere per conto mio, di imparare cose mie, di essere criticato per cose mie e di essere anche elogiato per chi sono io. Hanno già offerto 30 miliardi per te, che effetto fa a 22 anni? Tanti, ma fa un effetto indubbiamente di un piacere enorme. Hai degli hobby? Sì, uno ricorrente è ascoltare musica, è un hobby un po' diverso dal solito. E che musica ti piace? Ma un po' di tutti i generi, ascolto molto la radio perché mi piace la musica anche la più recente, la corrente, quindi, e poi i grandi classici, quando possono essere gli U2, i nostri Michael Jackson, eccetera, eccetera. Qual è la cosa che ti manca di più? Beh, sai, delle volte mi manca proprio la vita di un ragazzo normale, però, per essere sincero, non posso dire che mi manca, perché quello che volevo, quello che ho sempre voluto è proprio questo, quello che ho adesso, la vita da calciatore, la vita da questo tipo di vita. E se delle volte mi pesa, dico ma cosa sto dicendo, cosa sto pensando? Ho lottato fino da anni e anni, ho fatto sacrifici per arrivare a questo, adesso non puoi dire il contrario, non puoi dire... Però una volta che ti immagini nella propria realtà, logicamente dici ogni tanto vorrei passare una serata normalissima. Senza essere Alex Del Piero? Sì, magari senza essere Del Piero, però forse è un po' troppo presuntuoso questo. 24 scudetti su 100 anni sono praticamente un quarto della vita della Juventus con lo scudetto, il che è già una cosa che dà una grossa soddisfazione. Gli scudetti importanti sono stati tanti. Io mi ricordo di uno scudetto che era particolarmente importante, che era il decimo, perché il decimo scudetto significava mettere la stella sulla maglia, significava un fatto a cui si teneva moltissimo. E me lo ricordo in modo particolare perché il decimo scudetto finì con una brutta partita, un pareggio in casa, 0-0 mi pare con la Lazio, in cui il pubblico fischiò e quindi un traguardo che sembrava importantissimo finito in un modo piuttosto triste. Se dovessi, diciamo, dire l'uomo che ha avuto più impatto come giocatore goleador, direi che è stato Boniperti e Platini, insieme a Sivori anche, e sono stati giocatori spettacolari, oltre che grandissimi giocatori. La Juventus avevo incominciato a pensare nel mio acquisto nel 55. Nel 57 arrivai. Io mi ricordo che mi aspettava la Malpensa Umberto Agnelli e mi disse che erano 2 anni che mi aspettavano. Le risposi che io erano 5 già che volevo venire. La idea di diventare un calciatore era tutto per me. Ero quasi convinto allora che sarei diventato calciatore. Il mio gioco, la maniera di intendere il calcio, la mia maniera di giocare era basata soprattutto nell'abilità. Credo che sono stato un giocatore abile. Non voglio fare paragone, ma forse Maradona è un giocatore che aveva forse molto di più, ma più o meno le stesse caratteristiche che avevo io quando giocavo. Lei si può dire che sia stato il più grande goleador della storia. Quanto divertimento è rimasto? Ma il calcio lo intendevo come divertimento. Io penso che per un calciatore sarebbe un guaio che lui non si divertisse in campo. Quando non mi sono più divertito, quando ho deciso di lasciare l'attività. Dal 1946 al 1961
sono anche gli anni di Boniperti calciatore, non solo talento calcistico, ma nato per dirigere. Da centroattacco puntuale al gol, ne segnerà 177 in 444 partite, cifra record per la Juve, si è trasformato in regista. Dirige tutto e tutti, anche l'arbitro, sussurrano i maligni. In questo caso però non riesce ad evitare l'espulsione di Sivori. Boniperti, qui con Sacchini, Emoli, Garzena, è anche capitano della nazionale, un vero leader. Il suo stile è più che mai lo stile Juventus e lo dimostrerà ritirandosi ancora integro nel pieno delle sue forze di atleta dopo la conquista del 12° scudetto juventino. Anastasi, il pietruzzo siciliano, continua ad essere un buon realizzatore. Saranno 78 le sue reti in bianconero. Ma io sono stato sempre juventino e a 13 anni facevo raccattapalle a Catania. Ho fatto una foto con Charles, lui era alto 1,90 o forse di più. Io ho 13 anni, gli arrivavo quasi appena sopra la cintola. È stato un sogno quello lì, il fatto di essere realizzato, perché sette anni dopo ho indossato la stessa maglia che era di Charles, che appunto quella bianconera. Cioè sono i sogni che ogni tanto si avverano. Ma diciamo che era un'infanzia di lusso, perché insomma, mentre gli altri partivano per lavorare, lasciare la famiglia e lavorare duro durante l'anno, io sì, lavoravo, però era una cosa che piaceva. Era più uno sport che un lavoro, lo facevo volentieri, cioè era penso meno fatica di quelli che venivano qui a lavorare. Ma nella Juve in 8 anni ho fatto 78 gol in 205 partite, solo di campionato però in Serie A. E quella che mi ricordo più volentieri, diciamo così, che mi ha dato una grande soddisfazione è stata quella, appunto vediamo qui, una foto che mi ha mandato un tifoso della Juventus, che feci 3 gol in 4 minuti, dall'84esimo all'88esimo feci 3 gol, che insomma penso che sia un record in Italia. Sì. C'è questa che è la Coppa UEFA del 76-77, che fu la prima, che è stata la prima coppa internazionale della storia della Juventus, quindi ci diede una grossissima soddisfazione a noi e ai nostri tifosi, anche se devo dire che il mio periodo, o diciamo io anche proprio, abbiamo sempre o abbastanza fallito le finali. La Juve non è che mi ha chiamato, non è stata la Juve, sono stato io che sono andato dalla Juve, come Maometto che se non va alla montagna è la montagna che va a Maometto, nel senso che feci a mio papà una testa così grossa che un pomeriggio di un settembre del 60, avevo 9 anni e 9 mesi, lo convinsi a portarmi a fare il provino con i bambini della Juve. E quel sabato pomeriggio in mezzo a 150 bambini ne presero 8 e tra quegli 8 c'ero io. Quasi 23 anni di militanza juventina, insomma quasi le nozze d'argento. Ma Bettega che quando scendeva in campo aveva qualche gesto scaramantico? Il calcio è molto scaramantico tutto e si passa da periodi, dai periodi scherzosi che poi ti costano, per esempio io avevo come porta fortuna un mezzo dollaro d'argento, che poi in malaugurata vigilia di Juve Milan, più che vigilia, venendo giù da Villa Perosa col pullman, cadde il soprabito dall'appoggiabiti sopra, giocando, non sapendo cosa farlo, lo misi in bocca. Un sussulto mettendo sul soprabito e lo ingoiai. E questo fu veramente un portafortuna interno, ho cercato di immedesimarmi totalmente come portafortuna. Oh, yeah.
Il mio sogno era quello di diventare un giocatore di calcio. E quando si inizia, credo tutti i bambini, quando si inizia per passione, però con l'idea e la speranza, forse un giorno, di fare il professionista. Ecco. E poi è successo che mi è arrivata una lettera da parte della Juventus, in cui dovevo presentarmi con la capigliatura data ad un atleta, bere un bicchiere di latte al giorno, c'era una lista di alimentazioni da seguire, un certo tipo di atteggiamento da tenere, insomma, arrivare in condizione, una volta si usava, era così. Essere fra i grandi del calcio mondiale, che cosa si prova? Ma si prova soddisfazione, quello certo. Senz'altro, però al di là di questo, poi nel momento in cui si smette di giocare a calcio c'è un'altra vita, si cambiano abitudini, si cambia il modo di vedere le cose, rimane un bel ricordo. Due scudetti, due Coppa Italia, una Coppa delle Coppe. Meglio la Juventus di Paolo Rossi o quella di oggi? Ma non lo so, è sempre difficile fare dei paragoni. Io credo che la mia Juventus, dico la mia, nel senso del periodo che c'ero io, era una Juventus straordinaria, con giocatori incredibilmente bravi. Non lo so, sono cambiati anche un po' i tempi, questa è una Juventus molto forte, ha veramente degli ottimi giocatori, c'è un bravissimo allenatore che mi piace tantissimo, cioè, insomma la società è sempre quella, Juventus, non lo so, è molto difficile, certo la Juventus della mia epoca, dei miei tempi, era una Juventus con tanta qualità. Quando sono nato ho cominciato a pensare al pallone, perché tutto quello che era attorno a me pensava al pallone, e dopo giocando a pallone l'unica cosa che mi interessava era disegnare dei gol. Quando sono arrivato a 17 anni in una squadra professionista come il Nancy, mi hanno dato 60.000 lire al mese, e mio padre e io siamo rimasti stupiti che ci davano dei soldi per giocare a pallone. In scuola. E dopo non ero il più forte sul campo perché ero il più piccolo. Dopo, essendo più piccolo a questi livelli, dovevo superare 6 o 7 volte il difensore per andare in porta. Ma quando sono cresciuto bisognava soltanto superarlo una volta. E invece ho imparato a superare i giocatori, dunque è stato il fatto di essere piccolo che mi ha imparato a diventare furbo rispetto alla cosa incredibile. Se lei chiude gli occhi e tenta di ricordare un momento magico nella Juve, posso chiudere gli occhi e mi ricorderò 5 anni belli, perché è stato tutto una successione di fatti in un paese in cui mi sono inserito benissimo, che mi ha voluto bene, in cui ho amato tanta gente. E questi 5 anni sono stati veramente belli, c'erano sempre delle vittorie o delle pareggi o delle sconfitte, ma direi di sopra di là sono stati 5 anni meravigliosi, in cui ho fatto benissimo giocando, divertendomi a giocare a calcio. Gli scudetti importanti sono gli ultimi, quindi lo scudetto di quest'anno è importantissimo, perché è una cosa a cui tenevamo molto. Tenevano molti giocatori, tenevano molti tecnici, tenevo molto anch'io, perché sia pure le competizioni internazionali, essendo il futuro, la competizione e lo scudetto nazionale rimane sempre importantissimo, quindi lo scudetto di quest'anno è evidentemente per me fondamentale. Thank you.
certo, suo fratello Umberto l'ha sentito, ha detto che questo, quello appena vinto, è il più importante. Perché l'ultimo, perché il suo, perché è vero? Lei è d'accordo? No, io so che il più importante è il prossimo. È il prossimo. Senta, per lei il più bello nel passato qual è stato? Se ce n'è uno che... Forse quello che abbiamo vinto con un penalty nell'ultima partita, negli ultimi minuti, tirato da Brady. Brady era quel giocatore irlandese, certo, che avevamo e che abbiamo sostituito purtroppo con Platini. Sapeva già di essere sostituito, tirò un penalty nell'ultimo minuto e ci fece vincere il campionato. Quel purtroppo? Purtroppo che non abbiamo potuto tenerli tutti e due. Ecco. Senta, ma con suo fratello della Juve, sulla Juve non avete mai litigato? No, litigato mai. Non direi nemmeno, non abbiamo nemmeno avuto delle divergenze di giudizi. Abbiamo sempre cercato di fare il possibile. Senta, a proposito di passione, qual è il gol più bello che ha visto? Quello proprio che lei, nei momenti... Ma le sembrerà strano, io il gol quest'anno, prima, che più mi ha fatto piacere è stato il gol che ha fatto Boxis all'Ajax. Ah. Boxis all'Ajax nelle eliminatorie della Coppa dei Campioni. Perché era una partita che mi lasciava nervoso. Perché l'Ajax lo trovo sempre un avversario... Pericoloso. Meglio fuori. È una maglia che mi fa paura quando la vedo. Insomma. E devo dire che il gol di Boxis fu fantastico e poi i gol di Boxis sono anche molto rari, quindi molto più preziosi. Senta, è quello non juventino ma più doloroso, cioè quello che le ha fatto più male. Ma un brutto gol è stato l'autogol che avevo preso nella penultima partita col Parma. Ah. Eravamo sullo 0-0, abbiamo preso un autogol che poteva rimettere in gioco il campionato. Senta, ma è leggenda oppure verità che lei vizia molto i goleador a cui si affeziona? Che ci sono dei gole... Beh, certamente... Che li vizia? Non so se li vizio, credo che si stanno viziare da soli. Ah sì, eh? Non credo che l'inizio più. Sì, una leggenda. Senta, a proposito di goleador di miliardi, in queste settimane c'è stata la telenovela che riguarda Ronaldo, 150 miliardi, se ne è parlato. Lei ha seguito questa puntata, no? Immagino. Come che no, cosa, certo. Che cosa le sembra di questo fenomeno Ronaldo? Cosa mi sembra? Dire che Ronaldo non vale molto è come la storia della volpe e lupo. Certo. Io dico la verità che... Loro sono gente che può, se se lo possono permettere, beati loro. Mi auguro che non abbiano una delusione. Insomma, poi devo dire, guardate, Ronaldo nella partita che ha giocato in Italia contro la Fiorentina, sì, ha fatto poco, ha sbagliato il penalty, ma gli ha fatto vincere la partita. In fondo, senza se Ronaldo gioca il Barcellona male, non passa, vediamo che ogni volta che qualcuno segna il Barcellona è sempre Ronaldo. Insomma, sta per ricominciare lo scontro Moratti-Agnelli degli anni 60. Ma io sono molto contento che rivedremo questo, che vedremo questo giocatore in Italia. Di questo sono molto contento. Ecco, i grandi giocatori di oggi, Del Piero, abbiamo visto i Boxis, gli Amoruso, gli Zidane, sono nati nel 70, gli anni della grande Juve, quella tutta italiana, quelle delle frontiere chiuse agli stranieri, insomma. Si può dire che erano favolosi quegli anni 70 di quella Juve lì? Ma guardi, a me il giocatore che piaceva di più era Bettega è più sereno, più tranquillo e poi un giocatore di testa eccezionale. Bettega è caos. Ecco, favolosi o meno, quegli anni sono entrati di prepotenza nella storia della Juve, ma anche nella storia del calcio italiano. Vediamoli un attimo. Sì, d'accordo Roberto, qui mancano 3 minuti alla conclusione dell'incontro. Risultato ancora una volta, dobbiamo dirlo, immutato. Tanto c'è già pronta la forza pubblica ai margini del campo per controllare gli spettatori. Ricordiamo che la Juventus, stando questo risultato, portando questo risultato fino in porto, si laurea campione d'Italia, 18° scudetto, con una settimana di anticipo. In questo momento si produce una rimessa in gioco, quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo sulla sinistra di Zoff. Certo, generazioni come quella Juventus non è facile metterla assieme adesso. Ma Zoff la neutralizza. Ricordo che era una squadra particolarmente robusta, robusta caratterialmente, robusta fisicamente, dove forse probabilmente non era spettacolarissima, però un'autentica squadra, secondo me. Beh, diciamo, mi trovavo bene con tutti, poi con Sirea era impossibile non trovarsi bene perché è stato
veramente un campione di primissima qualità. Era un ragazzo eccezionale, un giocatore eccezionale, un uomo eccezionale, ha sempre avuto molto meno di quello che ha dato. Guardate come siamo vestiti, hanno i pantaloni alla zampa di elefante, credo che fosse il 76, no forse no, 74, una partita col Panathinaikos ad Atene, mio marito con tutti questi giocatori. Questa è una foto molto bella, avevano vinto una serata di coppa, credo mio marito aveva fatto credo un gol, c'era ancora Spinosi, quindi erano i primi anni, noi non eravamo ancora neanche, io non ero ancora sposata. E questa invece credo che sia l'ultima, ma la foto che mio marito amava molto è con suo figlio, una foto che credo che non ha bisogno di essere descritta. Tardelli è nella parte metà campo, manda il pallone in profondità verso Gentile. Gheddafi. Gheddafi perché io sono nato a Tripoli e quindi la mia cannagione è un po' anche una somiglianza, mi venne affidato questo soprannome che io ho accettato con, direi, positivamente, perché comunque era Gheddafi un rappresentante della terra dove io sono nato e quindi questo mi dava anche orgoglio. Quando hai un avversario da marcare devi cercare di essere sicuramente determinato, deciso, non cattivo, e queste erano le mie, diciamo, qualità maggiori. Riuscivo con la mia determinazione e la grinta a volte a superare degli ostacoli molto grandi. I giocatori, soprattutto quelli juventini, cercano di mantenere per lungo possibile il possesso della palla. Si chiama questa era l'uscita del dagli spogliatoi, adesso ormai è chiusa, è uscita del comunale, del vecchio comunale, poi c'era un tunnel plastificato che ci portava fino in campo. La nomina del Bellantonio è venuta dopo il mondiale in Argentina del 78, cioè dove praticamente tutto il mondo ti ha visto. Ho convissuto, diciamo che si è avvicinato il mondo femminile al gioco del calcio, anche dicono per merito mio. Logicamente non perché come sapevo giocare, perché magari per altre questioni, però forse è stato l'input, l'impulso per, come vediamo sui campi del gioco tutte le domeniche, l'impulso per portare le donne allo stadio. La palla è terminata fra le braccia del portiere juventino che subito la rimette in campo per Tardelli. Perché la chiamavano Schizzo? Era un soprannome che mi aveva messo Spinoni. Da buon romano mi aveva subito messo sopra noi perché diceva che ero molto rapido. E mi ricordo che c'era una grande amicizia fra noi, forse abbiamo vinto per quello. Prima era la Juventus a condurre per una rete a zero, con rete messa a segno da Bettega al 39esimo. Ecco intanto dobbiamo dire... Camminando e sentendo i ricordi, credo che il gol più rimasto nella mente della persona sia quello di San Siro nel 4-1 al Milan nel 71, quando il mio secondo gol che fece gol di tacco. Ecco, credo che quello, un po' per la sfrontatezza di un ventenne che provò a farlo, è il gol che è rimasto più così, più nell'impressione generale. È Burino che riceve ancora la palla, naturalmente questi passaggi. Io so di avversari che quando giocavano contro di me passavano una brutta domenica ed erano, ma l'hanno confessato dopo. Che si dicevano? Madonna, oggi devo giocare Furino, no, non ne posso più. Sì, era un... Io ero temuto dagli avversari, però era anche stimato. Non a caso furono messi assieme un certo numero di giocatori, perché Boniperti interpretava il calcio come una disciplina sportiva dove forza e agonismo erano una componente essenziale. Insomma, più forte quella lì o quella di oggi, la squadra? Io credo quella lì. Quella lì. Senta, ma chi l'ha messa insieme quella squadra lì? Ma devo dire che in quegli anni lì chi ha lavorato è stato Boniperti. Chi ha conosciuto gli uomini, beh, naturalmente mi diceva quello che stava per fare, gli dava un ok o meno, ma l'ha messa insieme lui. Senta, a proposito di Boniperti dice che quando lui era presidente della Juve, i conti della società erano a posto, però ogni tanto lei glieli faceva saltare con i suoi desideri improvvisi, i suoi scherzi, è così? No, la verità di Boniperti è... È un uomo che ha lavorato molto e molto bene, era un uomo molto suscettibile
a qualsiasi tipo di scherzo. Allora provocava a farlo. Ogni tanto gli si scopriva qualche giocatore, gli si trovava qualcuno di nuovo, gli si inventava qualche giocatore da cercare e questo lo innervosiva molto, ma questo è tutto. Ma la Juventus tutta gli deve molta gratitudine. Adesso però insomma sono un po' di difficoltà. Va bene. Quando vedo Boniperti oggi, un ex centrattacco di mezza età, onorevole, deputato europeo, dall'uomo che faceva paura nell'area di rigore di Wembley e oggi agli ordini di Luciana Castellina in un Parlamento, quindi un uomo cambiato completamente. Però vedo che quando uno lo nomina fa ancora paura, e questo mi fa piacere. Senta, restando sul tema di Boniperti e non solo, le faccio ascoltare cosa mi ha detto lei in un faccia a faccia dell'84. L'argomento era ancora una volta il più grande campione della storia. C'era un diverso parere a quell'epoca tra lei e Lama, il grande sindacalista che è morto un anno fa, che era juventino, grande juventino anche lui. Sentiamo. Senta, avvocato, adesso che è passato un po' di tempo, Maradona, Platini? Beh, diciamo, c'è una grossa differenza come qualità di persone. Maradona, in un certo senso, è un giocatore che rimarrà unico nella storia del calcio al mondo. Io credo che il più grande giocatore sia stato è Pelé. Ah, Pelé? Senta, negli anni 60 e 70 si dice che le campagne d'acquisto della Juve erano fatte anche con un occhio alla geopolitica, al fatto che a Torino c'erano molti immigrati a cui bisognava dare anche una bandiera. È vero? No, non è vero. Noi abbiamo sempre cercato di comprare i giocatori in relazione al giocatore più forte possibile e più utile in quella posizione. Quindi era casuale? Non l'abbiamo mai fatto. Ne abbiamo preso Bogne perché era polacco, ne abbiamo preso Anastasi o perché era del Mezzogiorno. Senta, ma tifare Juventus è un po' come tifare Italia ancora oppure no? All'estero certo, in Italia diciamo per metà degli italiani. Senta, negli anni 80 il calcio comincia a cambiare, si riaprono le frontiere, tutto si rimette in movimento. Qual è la caratteristica principale di quegli anni 80, di quella Juve degli anni 80? Ma mi sembra che quella Juve lì è soprattutto quella che ha fornito l'ossatura ai campionati del mondo, a cui sono stati aggiunti Bogne e Platini. Platini mi venne segnalato dal direttore dell'equipe, che era Sedler, che mi disse verrebbe volentieri a Torino, gli facevi segnalare di mandarlo giù, venne col suo aereo privato, che allora era una cosa eccezionale. Arrivò a Torino, Boniperti lo firmò immediatamente, io gli parlai al telefono e gli dissi ho visto la sua ultima partita, ha giocato bene il primo tempo, male il secondo. Anche lui mi disse il secondo muabia, meno bene. Su questo ho capito il carattere. Ecco, noi abbiamo fatto una rapida incursione in quel periodo e l'abbiamo fatto con testimoni di eccezione, appunto Platini, Boniek, vediamo un attimo. Il problema era di capire che cosa era la Juventus, perché non sapevo che cosa era la Juventus e mi sono accorto in Italia, non dico a Torino, ma in Italia che cosa rappresentava la Juventus. La prima volta che vedevo tanti giornalisti attorno alla squadra, tanti tifosi al primo allenamento, le prime partite furono un po' strane perché avevo sempre l'impressione con Bognac che eravamo due giocatori dal terzo mondo che non sapevano niente del calcio e tutti questi italiani sapevano tutto, c'erano sei campioni del mondo nella Coppa del Mondo 82 e noi eravamo qua a giocare. Non ho dovuto assolutamente cambiare la mentalità, ha dovuto solo cambiare qualcosina perché è chiaro polacco, che sono stato costretto io a accettare la realtà italiana, non chiedere a altri che accettano i mio comportamento. Gli hanno dato molto difficile, abbiamo fatto due allenamenti il giorno, poi la sera. Io avevo studiato così una cassetta italiano, pensavo di poter parlare e capire bene. Poi arrivando a cena la sera non sono riuscito a capire niente, sentivo rumore, è una cosa molto strana, ho dovuto ambientarmi. Non c'erano privilegi soltanto sul fatto che tutte le vittorie o le sconfitte erano dedicate agli stranieri e a quel momento gli stranieri erano veramente al centro delle polemiche o della gioia delle vittorie o delle
delle critiche e delle louanges, non mi ricordo il nome italiano. Cioè, è tutto diverso, oggi il giocatore fa due gol, c'ha cinque proposte, magari gioca per una squadra sapendo già che l'anno prossimo va via, è cambiato assolutamente tutto. Sono passati pochi anni, però è cambiato molto. Zidane può essere un nuovo Platini? Lo può diventare se fa molto più gol. Perché Zidane è uno degli ultimi registi che ci sono in giro, che sa fare tutto per il bene della squadra, per il bene dei suoi partenari, dei suoi colleghi di lavoro. Invece ci gli manca un po' di egoismo per fare dei gol quando ha bisogno di fare dei gol. Perché può darsi c'è dell'occasione di fare dei gol, ma vuol pensare piuttosto a fare il bel gesto per il suo amico che lui deve provare un po' di più a fare dei gol. Chi rimane nella storia sono quelli che fanno dei gol, non quelli che fanno dei assist. Qualcuno ha mai detto sei proprio francese come Platini? No, non credo. L'unica cosa che abbiamo in comune è che abbiamo vinto tutti e due. In una parola, cos'è la Juve? È un fenomeno di società, venuto da un uomo, da due uomini che erano totalmente diversi, ma totalmente fantastici a livelli diversi. Agnelli che era nel suo mondo, il mondo in cui si viaggia in elicottero, e Buoniperti che nel suo mondo, ma a livello della terra, ma della terra di Barengo, del suo paese natale, dunque che è stato un grande giocatore, che teneva una squadra, che non voleva spendere le soldi, che voleva sempre vincere, e c'era l'avvocato che era un poeta, che qualcuno che vive al di là di tante cose, e soprattutto lui che mi ha voluto e sono felicissimo di averlo riconosciuto. Tra il poeta e il contadino, Platini dov'era? Mi sembra un po' di due, perché il gioco del calcio è sempre una poesia per me, è sempre un gioco fra gente, in cui dopo c'erano le pressioni non esistevano per me, perché era solo il gioco che mi interessava. E poi dopo io direi contadini perché volevo sempre vincere. Insomma, avvocato, tra Boniperti e lei, Platini è la sintesi. Beh, sempre diciamo stato così. Che Platini è stato per tutti gli juventini la stessa cosa, un grande artista. Davvero. Senta, ma tra un presidente tifoso come lei e un giocatore come Platini, insomma, oltre la partita, il calcio, c'era un rapporto diverso oppure no? Cioè si instaura un rapporto di... Ne dirò che lo vedo più adesso. Che non gioca più nella Juventus, che non lo vedessi quando giocava alla Juventus. Ma quando giocava alla Juventus lo vedevo in campo e lo vedevo al mattino quando portava la bambina a scuola, quindi seguiamo la stessa strada scendendo. Adesso lo vedo ogni tanto, mi dice cosa combina per i campionati del mondo, mi dice com'è il nuovo stadio che hanno costruito a Parigi. Sta lavorando bene? Sta lavorando bene ultimamente, quando Chirac ha fatto una visita di Stato in Brasile, dove Pelé, ministro dello sport, si è portato Platini, tra l'altra gente. E una sera uscendo a Rio tutta la gente voleva vedere Platini, tanto è vero che Chirac ha detto alla stampa sono venuto qui per accompagnare Platini. Senta, ma Platini tornerà mai alla Juventus? Non lo so, adesso c'ha talmente da fare per talmente tempo. Un discorso difficile, senta. Più che difficile, temo che quel giorno vuol dire che faremo una squadra che si chiama Senectus. Senta, avvocato, ma nella poesia del calcio, di cui parla Platini, lei dove si mette? Cioè il calcio, poi alla fine che cosa è per lei? C'ha questa io poesia, dico, questo io molta, fa sognare, la fa sognare. Ho molta gratitudine per chi mette insieme una squadra che vince, mi fa piacere sempre vedere la Juventus, però mi fa anche piacere vedere del bel gioco. Ah. Ecco, quindi è quello poi il punto. Vederla vincere nel bello mi fa piacere. Di più. Senta, prima di farle le ultimissime domande sul calcio di domani, vorrei farle vedere ancora un ultimissimo pezzo. Come vivono questi ragazzi giovani, ragazzi d'oro del calcio, che vivono da soli, in famiglia, ma alla fine si ritrovano un po' sempre tutti insieme. Li abbiamo un pochino spiati nei loro momenti privati. Poi finiremo l'intervista. Voglio sapere, la squadra del cuore, il mio, il tuo singolo. La mia squadra, Prato, è sempre stata Juventus, perché io sono di Prato, tipo Prato. Un bambino e... Io sono di Salerno, quindi il cuore è un po' granata, buona. Però da bambino ti fa quella Juve anch'io. E l'altra domanda? E il mio mito... Quando ti mandano via,
quando ero io. Ah, sicura, ora come ora per lui. Non ero io. No, io faccio. Siamo vanitosi, nel senso che, anche perché abbiamo anche il tempo per curarci. Quindi, oltre alle 2 ore e mezza di allenamento al giorno, poi... Non riesce molto bene, guarda. Siamo liberi a curare questa faccia. E quindi, però... per me è una categoria di vanitosi. Di solito quando si esce siamo magari più noi scapoli, perché sono i nostri colleghi sposati che devono stare a casa. Ma noi facciamo fatica a andare in tiro. Il venerdì e sabato sera è duro stare in tiro. Per i nostri compagni, quando sono sposati, sono in tiro. Quindi. Prima della partita do un bacio a Falcioni. Ancora non ho avuto la gioia di debuttare ancora, quindi. Col numero 17. Col numero 17. L'ho preso apposta. Basta guardare lui, sono sicuro che vinciamo. Quando sono a casa un hobby che mi piace è quello di andare a pesca. Vado al cinema spesso, che mi piace andare al cinema e in ciclone. Il ciclone 6 mesi fa. Ciclone, vabbè, l'ho visto 8 volte. Grande Pieraccioni, toscano come me, c'erano 2 belle donne. Mi piace il modellismo, costruisco dei galeoni ogni tanto, delle barche. Insomma ci metto 10 anni ogni volta a farne una, però ne ho fatte 2 in 4 anni. Prima vedere il mio futuro con Falcione e Giuliano Accanto. Comunque vadano le cose, fra 30 anni, quando avremo 50 anni, di ritrovarci una serata in qualsiasi posto siamo. La curiosità più grande, perché siamo tutti e 3 dei pesi leggeri. Quindi ritrovarci lui, magari a 50 anni sarà 150 kg, 140, lui 200. Fai farla divertare, invecchiamo. Siamo sopra presura, siamo ora 20 anni, 25 kg. Quando ne è oltre? Sono arrivato alla Juventus 4 anni fa e diciamo che ho sofferto un po' il grande calcio, ecco. Ma all'inizio ero un po' così timido, non riuscivo a esprimermi al meglio, ecco. E infatti da lì mi hanno dato il soprannome Soldatino. Buongiorno, io sono Dylan. Quando ho preso la decisione di diventare un calciatore, certo che la vita la fai con il calcio, voglio dire, il calcio che comanda il ritmo della vita, il ritmo della settimana, le vacanze, tutto. Non sono sacrifici, però io sto cercando di fare il massimo, quindi faccio tutto quello che è meglio per me. Per arrivare a più alto possibile. Allo? Ci vuole acqua? Ciao. Vai Enzo, buttati, vai il signo, stampa gli un bacio in bocca. Ma tu sei uno di quei padri che collaborano in casa? Sì, finché posso, perché a volte quando torni a casa stanco c'è poca voglia, però si cerca di dare una mano anche perché finché sono piccoli così impegnano molto. Oh, è vestito come mio figlio! Vai, grandi soci, vai. La nostra giornata è tutta una battuta, è tutta un prendersi in giro, ecco. Ultimamente è successo a Christian Vieri, gli sono stati tagliati dei boxer che secondo noi erano un po' passati di moda. Credo che Zidane potrebbe essere un nuovo Platini, a guardarlo tu da francese. Ma c'ha delle qualità incredibili, poi c'ha 24 anni, già quello che ha fatto quest'anno direi che ha avuto un rendimento straordinario, quindi penso che tra 2 o 3 anni sarà veramente un grandissimo campione e secondo me potrà anche vincere il pallone d'oro come l'ha fatto Michel. Soffia forte, brava! Finale di Tokyo.
devo dire che nei confronti di Ferrara si vedeva sempre il classico difensore marcatore, il marcatore all'italiana, come veniva definito in passato, del Manchester. Si canta là. Del Napoli. Lì più ha avuto la possibilità di poter fare un nuovo tipo di gioco, soprattutto da quando sono arrivato qui alla Juventus. Del Borussia Dortmund. E io mi sono immediatamente adattato. No, questo è perché ci abbiamo giocato diverse volte. Adesso non vengo definito soltanto come classico marcatore, ma come un giocatore, un difensore che può sicuramente dare il proprio contributo anche in maniera diversa. La Francia. Ma c'è una maglietta più importante delle altre? La mia. Questa la metto al contrario. È la più importante di tutte. Ferrara è un esempio. Più che prendere un calciatore, un nome. Noi sono 3 anni che non abbiamo un calciatore nella classifica dei canonieri, nei primi 10 della classifica dei canonieri. Eppure la Juventus ha visto tante cose importanti in questi 3 anni e hanno segnato tantissimi giocatori. Il lippismo può essere tutto e non può essere niente. Significa aver portato forse delle modifiche a livello di sistemi di allenamento. Significa aver portato forse per alcuni giocatori una cultura al lavoro. A me piace un calcio dove ci sia una partecipazione quasi totale al gioco, sia quello offensivo sia quello difensivo. In poche parole, dove ci sia la mentalità, il calciatore abbia la mentalità nel momento in cui conquista la palla, di andare a fare gol in 4, 5, 6, 7 giocatori. Per lo stesso motivo, gli stessi 7, 8 giocatori abbiano la voglia di riconquistare la palla nel momento in cui la perdono. Questa è un po' la storia della Juventus. Cioè, noi quando siamo arrivati abbiamo trovato una squadra, direi, fatta con grossi campioni, una squadra che però aveva un qualcosa da cambiare. Abbiamo cercato giocatori nuovi per cambiare l'ambiente, abbiamo preso quello che in pratica poteva servire come ruoli mancanti e in più abbiamo sostituito questi giocatori con altri che secondo noi potevano benissimo portare avanti un ciclo, non perché questi non erano bravi, questi sono dei campioni, però avevano un'età che in pratica non ci permetteva di poter contare nel futuro su di loro. Per un juventino come me lasciare la Juventus è stato un grandissimo dolore. Anche perché, ti dico, in questi 4 anni di Juventus dove io sono stato, sono riuscito quasi sempre a fare qualcosa di buono in questi 4 anni. Sempre un passo ogni anno cercando di migliorarmi, ci sono riuscito. Sono riuscito a vincere una Coppa UEFA, una Coppa Italia, un campionato, la Champions League, la Coppa dei Campioni, la Supercoppa Italiana. Quindi quasi tutti i traguardi ci sono riuscito e sono riuscito anche ringraziando Dio in maniera da protagonista. A 22 anni essere l'uomo immagine della Juventus? Mi viene da ridere per fortuna, ecco, nel senso che lo vivo da un ragazzo 22enne che però sa calarsi anche spesso e volentieri in ruoli che sono per gente più adulta di lui. È una cosa stupenda essere paragonati anche a certa gente. Le squadre vivevano molto di uomini bandiera, uomini che nascevano nei settori giovanili e poi rimanevano moltissimi anni legati alle squadre.
dopo questo è caduto, dopo che cadde questo tipo di vincolo, vende comunque un discorso legato ai parametri, e già lì il rapporto calciatore-squadra è diventato molto più superficiale, molto meno forte. I calciatori cioè, sono degli attori sostanzialmente, e quindi sono destinati a girare moltissimo nell'ambito del mondo calcistico. Però io credo che comunque il valore di un marchio rimanga fortissimo, perché i tifosi sono legati al marchio Juventus, sono legati alle vittorie della Juventus, e quindi questo è il nuovo calcio. L'aspetto romantico vero sono i giocatori, ma direi anche di più dei giocatori, direi tutti quelli che ci lavorano veramente dentro, dall'allenatore, dai magazzinieri, da tutta questa gente qua, sono gente che veramente dà il cuore per il lavoro che fa. Cosa ha pensato al 90° minuto a Monaco? Ho pensato, in fondo, per 11 mesi quest'anno abbiamo fatto piacere a metà dell'Italia calcistica che è tifosa della Juventus, oggi abbiamo fatto piacere all'altra metà che non ama la Juventus. Quindi quest'anno siamo riusciti a far piacere a tutta l'Italia calcistica. Avvocato, senta, ma si può parlare di lippismo? Cioè, davvero ha portato qualcosa che non c'era? Ma io gli allenatori ne ho conosciuti parecchi. Quello con cui sono stato più vicino è Trapattoni, che sono stato quello che è durato più a lungo e che ho ottenuto. Devo dire che Lippi ha un modo di gestire gli uomini che è formidabile. Ha un'autorità sugli uomini, ha anche una cortesia verso gli uomini, da parte loro gode di un certo tipo di rispetto, e poi ha, mi pare, una parte scientifica nella preparazione fisica dell'uomo che è particolare. Senta, il calcio comunque l'abbiamo sentito, lo vediamo, lo sappiamo, è cambiato. Giraudo e Moggi l'hanno detto con chiarezza. Ormai sono società per azioni, più attente ai bilanci, diritti sportivi della televisione, poi gli svincoli rendono i giocatori praticamente, lo diceva Giraudo, degli attori che gireranno tra le varie squadre. Ecco, è una strada irreversibile questa. La mia impressione è che il mercato del calcio è in crescita enorme. Mi si dice che negli Stati Uniti i bambini giocano col pallone piuttosto che giocare a baseball. Devo dire che fra 10, 15, 20 anni anche il mercato degli Stati Uniti sarà in ripresa. La televisione ha fatto un enorme mercato in Asia, in Cina tutti conoscono i nostri giocatori. Quindi credo che l'espansione è immensa, il tipo di rapporto tra le società e la televisione non è il mio mestiere, non so come vada a fatto. Senta, ma potrà essere più bello e più spettacolare questo calcio globalizzato in cui il rapporto con la squadra però cambia? Ma credo che può essere più emozionante, perché quando hai coinvolto centinaia di milioni di persone in una partita, per certo, credo che sarà un po' meno romantico. Ecco, ma dovranno, dove cresceranno i nuovi campioni se questo tipo di calcio non ha più interesse a fare i vivai nelle squadre? Abbiamo l'impressione che oggi, e l'abbiamo visto alle ultime Olimpiadi, è pieno di giocatori straordinari in Africa. Ah, in Africa. Vediamo uomini come Weah in Africa, e anche in Asia ci sono giocatori, anche in Giappone. Verranno di lì la globalizzazione? Io credo che nella globalizzazione avremo anche la globalizzazione del calcio. Certo. Senta, detto questo, esiste una squadra, il Bilbao, che gioca solo con giocatori baschi. E questo le piace? Oddio mio, è abbastanza straordinario. Ricordo quando io ero bambino, prima della Seconda Guerra Mondiale, allora ero appena entrato nella direzione della Juventus, appena mancò mio padre, la più parte dei giocatori della Juventus erano piemontesi. Quando si vedeva un giocatore non piemontese era un'eccezione. Si discuteva. Oppure erano argentini di origine italiana. Senta, ma è vero che a proposito di questi effetti della globalizzazione la Juve rischia di non giocare neanche più a Torino? No, la Juve giocherà certo a Torino, mi auguro nel vecchio stadio comunale anziché nello stadio attuale, ma certo a Torino. Senta, la Juventus è stata la squadra, l'ha detto tante volte, lo sanno tutti, di suo nonno, di suo padre, sua, di suo fratello Umberto. Perché che cosa significa la Juventus per la famiglia Agnelli? Ma io direi che è soprattutto un affetto e una passione che continua, non c'è altro. Io vedo che molta gente compra delle squadre di calcio per farsi conoscere, altri sostengono una squadra di calcio per farsi perdonare qualche cosa. Io mi sono trovato la squadra di calcio e naturalmente ci ero affezionato, e mi auguro che lo siano anche le generazioni future. Senta, ma non è
che occuparsi della Juve per gli Agnelli è anche, oltre a questa passione, una specie di cursus honorum per allenarsi e esercitare il potere, in fondo dà molta visibilità. Io le devo dire la mia esperienza personale. Io me ne occupai immediatamente nel dopoguerra. E allora la gente che si occupava della Fiat e che speravano che io me ne occupassi seriamente, mi hanno fortemente e giustamente scoraggiato dall'occuparmi del calcio. Perché non era, e come non credo sia nemmeno oggi, l'ambiente ideale per la formazione degli uomini che vanno verso il lavoro. Senta, le faccio un'ultima domanda, avvocato, e la ringrazio. Ma per il suo cuore è più importante la Juve, la Ferrari o la Fiat? No, la Fiat senza discussione. Grazie. A lei. Ti piace? Quando c'è tanta gente e la musica ti fa star bene. Devo ringraziare soltanto un atleta, un campione, Ciro Ferrara, che... Questo piede di legno, marmo, Carrara. Quando lo stadio è pieno e la musica di Luigio. È una rivivire, è una rivoluzione, è una rivivire, è una rivoluzione. Ciao. Sto parlando. Più grande sensazione da quando gioca a calcio. La dobbiamo ripetere adesso. Non si può andare oltre. Questa volta non ha parlato di Confindustria o di legge finanziaria. C'è una parola magica che è riuscita a scatenare ancora una volta l'avvocato Giovanni Agnelli. È la Juventus, una squadra per la quale il senatore nutre un amore viscerale. In un'intervista anticipata in edicola questa mattina sul quotidiano Tutto Sport, l'avvocato ha parlato a ruota libera, ripercorrendo tutta la storia dei bianconeri, i momenti e i personaggi di ieri e quelli di oggi. La sua squadra preferita, la sua Juve del cuore, resta quella di Trapattone e di Boniperti, quella di Tardelli e di Bettega, definito uno dei più grandi colpitori di testa della storia del calcio. Il 24esimo scudetto non gli basta. Marcello Lippi è bravo, ma dovrà vincere 6 tricolori di fila per lasciare la vecchia signora, ha ironizzato l'avvocato. Infine una bacchettata per Bettega, reo di essersi lamentato troppo dell'arbitraggio della finale di Monaco in Champions League. Lo stile viene prima di tutto, e se lo dice Agnelli... Agnelli ha detto chiaramente... Oh. Lei ha pronosticato 2 anni fa il Napoli campione d'Italia, sì. L'ha seccato in pieno. Sì. Mi dica il suo favorito in questo campionato. Allora, in questo campionato...